110 anni, oggi festa grande all'Istituto Comprensivo Guglielmo Macconi. Ne parliamo con l'ex dirigente Armando Rossitto, che ha dato una sterzata a questo istituto negli anni 90 e 2000, quando lui ha preso appunto la dirigenza di questa scuola, che era in un momento particolare. Che ricordi ha? Ma anche che emozione in particolare? Tanti ricordi e tante emozioni, ed è naturale, sono rimasto qua circa 10 anni e ogni volta che torno in questa scuola la trovo sempre più bella di prima. È una gioia immensa per me osservare, mai l'avrei immaginato, che ho lasciato una scuola bella e la trovo bellissima. C'erano tanti progetti e ne trovo ancora di più. È il segno che quando si lavora avendo degli obiettivi importanti, direi degli ideali, le cose non possono che andare bene. E in questo senso sono molto grato anche alla preside, che oggi ha messo insieme due cose importanti: il ricordo della nascita di questa scuola e il ricordo di Giovanni Falcone, che ha dato la vita per raggiungere l'importante obiettivo di sconfiggere le mafie.